Ok, abbiamo visto che abbiamo installato Kubernetes e che non funziona un pezzo perché ci manca un comando tpgo. Come facciamo per inserire questo comandino tpgo? Tpgo, anzi, riproviamo a vederlo, giusto m per vedere di nuovo. L'errore, vedete, tppos, non tpgo, appunto, vedete che gli passa tre numeri, quindi noi dobbiamo fare fondamentalmente un qualche cosa che ci permette di interpretare questo comando. Quindi noi andiamo dove abbiamo messo tutto il nostro pacchetto, ne abbiamo un essentials che era sotto. Possiamo vederlo sotto qua, quindi non application support Minecraft, ma dobbiamo andarlo a vedere sotto Ctrl Shift G. Andiamo sotto Documents, dobbiamo installare il server, no? Quindi Documents e poi server. Vedete che qua sotto abbiamo visto che ci sono tutti i plugins. E qui ci sono i plugins che abbiamo caricato. E fra questi c'è Essentials, che era quello più vicino. Questo plugin lo stiamo aprendo con questo editor, che è questo qui si chiama Code Studio di Microsoft, comunque è abbastanza interessante, carino. Riesce a capire anche l'UI, ok? Quindi noi cosa facciamo? Andiamo, vediamo che c'è un file.lua che contiene varie definizioni di teleport. Per esempio questo fa player to teleport to cores e questo ci interessa. Quindi noi vogliamo fare una funzione tipo questa handle top command. Questa handle top command in particolare, dato un posto in cui si è, permette di andare in cima tipo agli alberi. Tanto per intenderci, se noi lo proviamo, vabbè, adesso qui non so, vabbè, forse si può vedere. Ecco, se noi scendiamo qua, vabbè, non riusciamo a vederlo facilmente. Comunque va in cima, va nel blocco più in alto che c'è, che è configurato su questo signore. Ok? Cosa facciamo? Quindi vediamo questo handle top command e lo cerchiamo di vedere dentro la search, quindi cerchiamo in tutti i file e vediamo che viene sostanzialmente usato in questo teleport.lua ma anche in info.lua. In info.lua è dove effettivamente il comando viene dichiarato. Quindi io faccio copia di questo pezzo, incolla, facciamo tp. Pause, quindi diciamo che vuole una certa permission. Certa permission che sarà tp-pause, teleport you to coordinates. E poi il comando chiamiamo handle tp-pause. Poi andiamo su il comando handle top commands, facciamo copia e incolla di questo, e abbiamo il comando handle tppos command, ok, e quindi lo facciamo molto più semplicemente, che invece di mandarlo a certe coordinate, lo mandiamo alle coordinate split di 2, 3, 4, perché split in questi comandi contiene appunto il comando che gli mandiamo, che sarà tppos, e poi nella prima posizione, nella seconda ci sarà la x, la y e la z. Quindi noi qua scriviamo, cancelliamo, facciamo che lo mandiamo in split di 2, split di 3 e split di 4, ok, to
mettiamo two coordinates, e poi gli mettiamo queste qua, split 2, split 3, split 4. Concateniamo, quindi gli mettiamo split dei 2, punto, split dei 3, punto, uno spazio, punto, split 4, ok? Allora, a questo punto in realtà la mod è fatta, cioè l'ho modificata, e per metterla effettiva, quindi io ho fatto veramente... No, no, sì, è giusto. Quindi questa qui è la modifica che ho fatto. Ok? Sal. E poi ho messo ancora questa modifica qua, tp cosa. Quindi ho toccato in due posti e a questo punto per riuscire a vedere se funziona dobbiamo rilanciare il server e sappiamo che per lanciare il server possiamo fare localhost 8080 che è la Kubernetes da qua dobbiamo autenticarci, siamo autenticati, vedete che Essentials c'è, andiamo su i plugins. I plugins, possiamo fare un reload dei plugins. Okay? Allora, avendo fatto questa operazione, ci impiega un pochetto, però l'ha fatto. Se andiamo sul nostro client, riprendiamo la partita, vedete che non mi ha neanche fatto uscire. Questa è una cosa molto interessante. Vediamo se help tp pause esiste. Esiste, effettivamente. Lo proviamo a provare, quindi facciamo locate che mi dice le mie coordinate, vedete, meno 38, 64, 103, e facciamo tp pause meno 38, 64, non facciamo 105. Vediamo se... Ed è mi ha spostato. Successfully teleported to coordinates meno 38, 64, 105. Ora a questo punto che faccio? Faccio M e provo a vedere se mi riesco a teleportare. Come vedete mi ha teleportato e quindi a questo punto la mappa di Voxel Map è utilizzabile tranquillamente anche qua. Se poi vediamo che a un certo punto ci facesse un problema simile anche con altre funzionalità, a quel punto lì aggiungeremo queste altre caratteristiche. Ok, quindi come avete visto, per cambiare una mod è estremamente più semplice farlo in Kubernetes che non in Minecraft, perché ho semplicemente toccato, diciamo, dei file lua e gli ho semplicemente aggiunto delle cose anche un pochino scopiazzando quello che c'era già. Allora, questo è tutto per questo primissimo, diciamo, incontro con le mod di Kubernetes. Nel prossimo, ultimo video su Kubernetes, vedremo invece come prendere un mondo già fatto di Minecraft e importarlo dentro Kubernetes.